Con 5.590 franchi lordi al mese per un impiego nel pubblico o nel privato a tempo pieno, lo stipendio in Ticino resta il più basso della Svizzera, mentre a livello nazionale il salario si alza e si attesta a 6.788 franchi mensili. È quanto emerge dalla rilevazione diffusa dall'Ufficio federale di statistica che si riferisce ai dati 2022. Cifre che, viste dall'Italia, sembrano consentire un tenore di vita più che agiato, ma che rapportate al territorio elvetico vanno riconsiderate. Tant'è che i sindacati tornano a dire che il salario di 5.000 franchi è il minimo assoluto. Gli ultimi dati diffusi mettono in luce che rispetto al 2020 il salario medio svizzero è aumentato di 123 franchi, mentre quello ticinese è di soli 46. Sebbene tra il 2008 e il 2022 la piramide generale dei salari sia rimasta relativamente stabile, sussistono differenze importanti a seconda dei rami economici e dei profili dei dipendenti, si legge nel comunicato diffuso. I livelli di remunerazione salgono ad esempio per chi lavora nell'ambito informatico, nel settore bancario, dell'industria farmaceutica o in quella del tabacco, dove la forbice oscilla tra i 9.000 e i 13.000 franchi al mese. Si collocano a metà della piramide i settori delle costruzioni, del commercio all'ingrosso e dell'industria meccanica, si va dai 6.400 ai 7.400 franchi. Mentre fanalino di coda restano il commercio al dettaglio, la ristorazione e i servizi personali tra i 4.000 e i 5.000 franchi. I salari variano anche a seconda del permesso di soggiorno. Per gli incarichi ad alta responsabilità la manodopera straniera percepisce di più rispetto al personale svizzero. Ad esempio i frontalieri con permesso G guadagnano 10.700 franchi rispetto ai 10.400 degli svizzeri. La situazione si capovolge se si considerano i posti di lavoro che non comportano responsabilità gerarchiche. A livello geografico, se Zurigo è in testa, il Ticino è in coda. Questa gerarchia salariale, viene precisato nel comunicato, è dovuta in gran parte alla concentrazione di rami economici a forte valore aggiunto in determinate aree, nonché alle specificità strutturali dei mercati regionali del lavoro.